pensiero del secolo che stiamo attraversando non può prescindere dall'opera di Ireneus Eibeleibestfeld. Allievo di Konrad Lorenz, con la libertà dell'esploratore, ne ha completato e affinato il lavoro, stilando i fondamenti dell'etologia, vera summa di questa scienza. Con il suo sapere si è addentrato poi nei comportamenti umani, mettendone alla luce quelli innati ed elementari, dando vita all'etologia umana. Oggi ci dice che l'uomo, ambizioso e predatore, è un animale a rischio, e solo allargando il senso di famiglia e salvando con saggezza la sua identità di gruppo, potrà avere un futuro.